Il video di oggi tratterà un argomento davvero molto pesante e delicato. Se pensate di non potercela fare, passate direttamente a un altro video. Oggi infatti parleremo di teorie del complotto, orribili decessi inspiegabili e ovviamente per tutto questo serve un outfit come si deve. Maglietta della NASA che potete trovare su Pumpling e con il mio codice sconto Gematria. Risparmiatevi, prendete le calze gratis e questo qui che insomma oggi fa la sua porca figura e non lo toglierò. Un fenomeno terribile che coinvolge tutto il mondo. Ma soprattutto gli Stati Uniti, è stato così vasto da aver coinvolto addirittura l'FBI. Dalla fine degli anni 60 ad oggi sono stati riportati circa 8.000 casi. Stiamo parlando del fenomeno della mutilazione del bestiame. Si tratta di un misterioso fenomeno nel quale si porta la morte del bestiame a seguito di esportazione di organi e sangue. Sebbene l'esatta meccanica di questi casi vari da caso a caso, una caratteristica comune è l'apparente esportazione chirurgica di parti del corpo. Generalmente si può osservare l'animale completamente dissanguato, con l'eliminazione precisa di occhi, mammelle, gonadi, labbra, lingua, orecchie e altri organi importanti come il cuore e il fegato. Spesso viene anche riportata la rimozione di parti di pelle intorno alla mandibola e l'area sotto l'orecchio, esponendo completamente l'osso. Inoltre, le ferite sono molto nitide, di tipo chirurgico, sembrano essere state causate da un calore estremamente intenso e realizzate da strumenti di precisione come un laser, senza provocare alcun sanguinamento. Alcune volte il bestiame è stato lasciato in mezzo al fango o in mezzo a della neve profonda e mai si sono trovate impronte, oppure altri segni attribuibili al passaggio di qualcuno. Fin dai primi episodi, la gente ha cominciato ad attribuire tali barbarie a diverse cause, prendendo in considerazione le ipotesi più disparate, dai predatori naturali al famoso e leggendario Chupacabra, dai vampiri agli alieni, dagli esperimenti di misteriose agenzie militari fino addirittura ai riti satanici. Fatto sta che in questi ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, sono stati trovati molti capi di bestiame orribilmente sfigurati in questa maniera. Si tratta di numerosi bovini e nessuno è ancora riuscito a fornire una spiegazione razionale. Anche tra gli anni 60 e 70, l'FBI, dopo aver indagato sulla vicenda con l'operazione Animal Nutrition, concluse che queste mutilazioni erano il risultato di predazione naturale. Molti scettici hanno dunque tentato di incolpare i predatori di questo fenomeno. Ma se si chiede agli allevatori che sono stati vittime di questi fatti, diranno chiaramente che è impossibile che i predatori possano fare tutto questo senza lasciare la benché minima traccia. La domanda quindi resta: chi o cosa causa queste orribili sfigurazioni a questi animali? Nel corso degli anni 90 si era fatta strada una leggenda di un misterioso essere che si nutriva di sangue, il Chupacabra. Ad oggi questa creatura è riconosciuta essere un criptide, un animale leggendario, del quale si hanno molti video più o meno sfocati, qualche informazione, ma niente di certo. Esso è stato associato all'apparizione di un presunto animale sconosciuto in Porto Rico, Messico e anche negli Stati Uniti. Il nome deriva dal fatto che sarebbe sua abitudine predare il sangue di capre e altri animali domestici, per poi infliggere loro particolari mutilazioni. Le descrizioni del suo aspetto da parte dei presunti testimoni sono varie, e la più frequente è quella di un essere con un'altezza compresa tra i 60 e i 180 cm, che si muove con una postura eretta ma leggermente curva, arti allungati, terminanti in piedi dotati di artigli, viso appuntito, occhi rossi allungati, due fori al posto delle narici, piccole orecchie e presenza di squame appuntite sul dorso e sul capo. Queste ultime sembrano vibrare e produrre un particolare suono ascoltato dai testimoni in concomitanza con l'emissione di un odore sgradevole. Una caratteristica del Chupacabra è il suo camminare sui tetti delle abitazioni, provocando un forte rumore sulle case. Il suo verso è descritto dai testimoni come un urlo disumano e acuto. E sono state avanzate moltissime spiegazioni nel corso degli anni. Le più bizzarre hanno preso in considerazione esseri provenienti da altri pianeti o dimensioni, mutazioni genetiche anomale o persino un animale ancora sconosciuto. Una delle spiegazioni più accreditate vede il Chupacabra come semplicemente un coyote affetto da scabbia, una rara malattia della pelle che colpisce solitamente i canidi. Dunque, per il suo aspetto, potrebbe essere stato scambiato per un animale misterioso e nel corso degli anni, storia dopo storia, è diventato il Chupacabra. Leggendo quella che potrebbe essere la spiegazione della verità su questa storia, quindi, il Chupacabra, o comunque sia questo animale un po' malaticcio, potrebbe essere la spiegazione per queste orribili vicende successe al bestiame. Molti credono comunque di no a causa della precisione chirurgica delle incisioni degli organi, e qui entra in gioco un'altra spiegazione, delle operazioni militari segrete.
Vedete perché il cappellino serviva. Tutto inizia nel 1976, quando alcuni allevatori hanno trovato numerose mucche mutilate vicino al territorio dei Sicari Apache, una tribù che vive nel New Mexico. Proprio quel territorio venne usato dal governo federale per testare l'inquinamento ambientale causato da test nucleari alla fine degli anni 60. In particolare, questa contaminazione venne causata da un esperimento noto come Progetto Gas Buggy, che ha avuto luogo il 10 dicembre del 1967, 21 km a sud-ovest di Tulsa, proprio dove molti teorici del complotto ritengono vi sia installata una base militare ancor più segreta dell'Area 51. L'obiettivo del progetto era individuare degli usi pacifici per le esplosioni nucleari e ha coinvolto la detonazione di un dispositivo da 29 chilotoni, situato oltre 4 km sottoterra, per i più pignoli 4.227 metri. Ovviamente questa si rivelò essere una pessima idea, e ad oggi lo sappiamo. Dunque, il governo avrebbe condotto le mutilazioni del bestiame per determinare gli effetti delle radiazioni e le agenzie governative e militari, inclusa l'US Air Force, sarebbero state pesantemente coinvolte nel cover-up e per proteggere la segretezza delle loro operazioni avrebbero intrapreso una campagna di disinformazione incoraggiamento voci su UFO e alieni. Un particolare molto inquietante risultato dalle analisi è il come queste mutilazioni sarebbero state eseguite. Sarebbero avvenute infatti sull'animale ancora vivo, che sarebbe stato paralizzato, spesso in posizione eretta. Tutto ciò è avvalorato da molti indizi presenti sugli animali. Per esempio, in alcuni casi c'erano delle secrezioni che sull'animale scorrevano in maniera verticale, cosa possibile soltanto se l'animale fosse stato in piedi. Ciò sta a significare che chiunque abbia tagliato via i suoi occhi, rimosso la lingua e le gonadi, l'abbia fatto con l'animale ancora vivo, paralizzato e in piedi sulle proprie zampe. Con tutta probabilità, inoltre, l'animale veniva mutilato in un luogo diverso da quello in cui veniva ritrovato. Questo spiegherebbe anche il fatto dell'assenza di tracce nel punto in cui l'animale è situato. Un importante indizio risiede nelle ossa dell'animale. Infatti, in molti casi sono state ritrovate fratturate, quasi come se fosse stato lasciato cadere da un'altezza considerevole. Addirittura una volta un toro è caduto di testa, infilandosi nel terreno con le corna. Questa teoria potrebbe essere confermata da molti allevatori che avrebbero sentito rumori di elicotteri e avvistato luci strane, insolite, nella notte. Ci sono altre spiegazioni che avvalorano il fatto che tutto questo sia un procedimento legato a qualche rito satanico, però regge veramente poco, è troppo pulita come operazione. Oltre al fatto che in genere il sacrificio nel culto diabolico coinvolge una donna o un bambino, e gli unici culti che prevedono il sacrificio di animali sono il voodoo e la teologia pagana, ed entrambi non prevedono mutilazioni del genere. Ma come detto prima, la chirurgia precisa ed estremamente pulita ritrovata su questi animali non spiega assolutamente nulla, non motiva assolutamente nessun utilizzo religioso. Non mancano ipotesi che riguardano gli extraterrestri. Essi infatti avrebbero bisogno dei tessuti del bestiame per sperimentazione, perché a livello genetico hanno le stesse cellule degli esseri umani. Esistono molte teorie su questa cosa, però nel corso degli anni questa faccenda ha smesso di riguardare soltanto il bestiame. E qui forse è il caso di mandare a letto i bambini, o se siete bambini per favore andate a letto, perché stiamo per parlare probabilmente di una delle modalità per andarsene da questo pianeta veramente tra le peggiori, più dolorose. L'uomo in questione è stato vittima di una brutale e raccapricciante mutilazione, eppure la realtà è che ciò che è accaduto a quest'uomo è molto più inquietante. È stata una mutilazione sistematica e chiunque fosse stato ha dimostrato un livello di precisione straordinario, sapendo già dove e cosa togliere al povero malcapitato. Sul suo torso c'erano due fori di drenaggio perfettamente circolari e l'interno era stato minuziosamente asportato e svuotato, lasciando un grosso buco aperto. E anche in questo caso nessuna traccia di sangue, questa volta né fuori né dentro il corpo. A questo punto è chiaro che questa mutilazione è stata eseguita con velocità ed estrema precisione da qualcuno e non è stata affatto causata dalla normale decomposizione. Ed è proprio questo che rende questo caso così inquietante. Ma per questa storia dobbiamo arrivare al 1998. In questa data, il ricercatore brasiliano Zapata Garcia e il dottor Rubesco Est hanno rivelato al pubblico delle fotografie trapelate da un insider della polizia brasiliana. Queste foto, estremamente scioccanti, riguardavano un uomo orribilmente sfigurato, trovato alla fine degli anni 80 nei pressi del bacino idrico di Guarapiranga, situato nella zona meridionale di São Paulo, in Brasile. La polizia, come ovvio che sia, ha tranquillamente affermato che tutto questo va oltre le normali menti criminali.
non fu trovato alcun segno di colluttazione o arma da fuoco e il rapporto dell'autopsia affermò che le regioni ascellari su entrambi i lati mostravano piccoli punti da cui erano stati rimossi alcuni organi. Furono eseguite delle incisioni sul viso, sul torace interno, sull'addome, sulle gambe, sulle braccia e sul petto. Si poteva osservare la rimozione di entrambe le aree orbitali, lo svuotamento della cavità e della bocca, della faringe, del collo e dell'area delle ascelle, dell'addome e della cavità pelvica. Il torace ovviamente era ridotto a causa della rimozione degli organi. I muscoli furono estratti da fori strategici, posizionati in punti in cui ovviamente si potevano trovare dei bordi uniformi, così come le dimensioni di questi fori. Questo livello di precisione suggerisce che l'operazione sia stata eseguita con estrema rapidità, mediante l'uso di laser o fonti di calore. Infine, l'autopsia rivelò un ultimo particolare raccapricciante. Un edema cerebrale, che in un caso come questo è semplicemente il segnale di una morte agonizzante. La causa, infatti, fu un'emorragia acuta dovuta a numerosi traumi e un arresto cardiorespiratorio causato da dolore estremo. Questo significa semplicemente che mentre tutto questo veniva fatto, la vittima era ancora viva. Dopo che il caso venne reso di dominio pubblico, vennero rese tali anche le documentazioni e le fotografie, che ora si possono tranquillamente trovare su Google. Tuttavia, alcuni articoli sono stati giustamente oscurati per proteggere l'identità della vittima. State attenti però, perché le immagini che sto sfocando all'interno di questo video, se qualcuno fosse così pazzo ad andarle a cercare, si troverà davanti a qualcosa di non affatto piacevole. Infatti si tratta di un corpo tumefatto, mostrano quella che una volta era una persona, la cui vita si è conclusa in preda a chissà quali dolori disumani, data l'estrema brutalità. La polizia non ha mai saputo spiegare in anni e in anni cosa abbia potuto scatenare un'orribile fine del genere. Di certo, qualcuno privo di qualsiasi sentimento, come se fosse stata una macchina, o peggio, qualcuno che potrebbe aver visto il povero uomo semplicemente come una cavia da laboratorio. Come avrete sicuramente potuto notare anche da soli, le similitudini tra il caso di Guarapiranga e quello del mutilazione del bestiame non sono poi così poche. Ciò che più disturba è che gli ufologi brasiliani e la polizia hanno affermato che potrebbero esserci una dozzina o più di casi simili al cadavere trovato a Guarapiranga. E ovviamente, giusto per giustificare una terza volta questo cappellino, le teorie del complotto su questi casi sono tantissime, anche perché le indagini che sono state fatte non è che siano delle più serie. Questo comunque è tutto ciò che si può trovare su questi casi di mutilazione estrema. Io vi raccomando soltanto una cosa, ragazzi: questo caso è estremamente interessante, mi ha sempre affascinato, lo conosco da tanti anni, però anche togliamoci un attimo questo qui perché veramente, madonna, mi impedisce di ragionare sto coso. Quello che voglio dirvi è che per quanto questo caso sia assurdo, pittoresco e soprattutto terribilmente inquietante, bisogna sempre ricordarsi del fatto che per quanto io, e mi appresto a chiudere con un mio pensiero, per quanto io non escludo il fatto che degli alieni possano esistere, che delle civiltà possano esistere tutto quanto, così come alcuni criptidi delle proprietà che magari non conosciamo. Esistono delle creature estremamente disgustose, vi basti pensare per esempio alle sanguisughe o magari anche soltanto, non lo so, lo squalo biscotto. Avete presente com'era tappa biscotto? Io mi ricordo comunque uno squalo che si avvita ai pesci e strappa dei biscotti di carne perfettamente circolari, tipo mola. Ecco, questa roba in natura esiste, quindi la spiegazione che mi do è semplicemente quella che intanto aspetto di sapere, magari nel corso di qualche anno si viene a sapere. Ma potrebbe tranquillamente essere un esperimento di qualche tipo. Abbiamo visto tante volte, soprattutto i cartelli messicani fanno qualcosa di devastante alle persone. È un caso molto affascinante, comunque, sia volevo semplicemente farvelo conoscere. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi, da Pumpling a TikTok a Instagram, tutto quanto. Io per adesso vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima.